Professore occhialuto, già lo sai che non sei il mio benvenuto nella casa di Luigi's Mansion. Già lo sai che ti penso quando sento che mi domando, frate, sei un orangotango, acchiappo un fantasma con l'aspirapolvere. Già lo sai che sono qui come bolvere, già lo sai non mi riesco a evolvere, perché questa roba fra già lo sai che esplodere. Ah, l'aspirapolvere Dyson, frate, tiro un pugno che nemmeno Mike Tyson. Con Luigi e Mario, frate, già lo sai, insieme guardano un calendario, calendario con le donne nude. Già lo sai che sono sempre queste accuse. Professore, professore pazzo, frate, già lo sai, non mi frega un cazzo. Ah, e poi mi rilasso dove voglio andare, affanculo, cazzo. Salve a tutti ragazzi, sono Piero Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Luigi's Mansion. Sto registrando esattamente dopo il video precedente, subito dopo il video precedente, e qui c'è una questa bellissima musica d'accompagnamento che mi fa godere. E volevo un attimo andare nella galleria, sto prendendo un po' di confidenza con questo gioco, insomma vi avevo già spiegato che non ci avevo mai giocato e ci sto prendendo un po' di confidenza, raga, semplicemente, e mi sta piacendo, sì, abbastanza, diciamo che non mi fa proprio impazzire ancora, però mi piace abbastanza. Vediamo un po' se riusciamo ad analizzare questi quadri, ma qui basta che ci clicchiamo con A. E qui tra l'altro c'è, come si chiamava, Carmelo questo, no? Armando, sì, insomma, Armando, poi vediamo il bebè, Pierino, e poi vediamo anche probabilmente di qua ci sarà la madre che è Lidia, se non mi sbaglio, raga, sono tutti cose appunto, tutti i nomi che hanno detto prima, ma non me le ricordo sinceramente, quindi sto andando a caso. Sì, assolutamente, sono a posto, ritorniamo al laboratorio. E voglio andare di nuovo nel palazzo a liberare un po' di fantasmi anche per questo episodio. Qui sempre la stessa cutscene, sempre la stessa cosa, quindi possiamo saltare sinceramente molto tranquillamente. E qui volevo anche aspirare questa coperta dal quadro per smuovere dallo specchio, per smuovere lo specchio, ma non cambia assolutamente un cazzo. Perfetto, allora, dove eravamo rimasti? Premiamo Y qui, o almeno nel controller lo vedo come Y, ma sicuramente non è Y nel controller del GameCube, per vedere un po' dove bisogna andare e quale chiave abbiamo sbloccato l'altra volta. È molto facile da capire, ragazzi, perché abbiamo sbloccato proprio questa qui, principale, quindi proviamo ad entrarci. Ci sono dei rovi, tra l'altro, che ci bloccano il passaggio, ma istantaneamente scompaiono e noi, ragazzi, inseriamo la chiavona rosa che ci ha dato il primo boss, il bebè Pierino. Andiamo, gli fa già ridere così, però insomma entriamo subito nella porta, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Spero niente di che, spero assolutamente niente di che, boss spaventosi, ultra forti, perché ancora siamo nel denabbi, ancora sono un nabbo esagerato. Vedo delle cose qui, vedo dei... Ah, ok, come vedete sono sul soffitto, proviamo ad aspirarli, questi pipistrelli gialli, molto molto simpatici. Proviamo ad aprire qui, vediamo un po', non si apre, c'è bisogno della chiave, ragazzi, niente da fare. Allora, chiamiamo Mario. No, Mario non è qui probabilmente, no. Qui, attenzione che questi sono proprio bastardi, questi pipistrelli, Vieni qui, madonna buona, che ti chiappo. Oh, proviamo ad entrare qui. Attenzione perché era la porta, una porta finta. Qui bisogna stare un po' attenti, comunque, semplicemente perché perdiamo soldi, quindi non ci conviene. Mettiamo direttamente il Game Boy Horror e guardiamo che lì c'è una porta che conduce al sotterraneo, probabilmente questa qui a destra. Oh madonnina santa, vieni qui te. Questo c'aveva zero vite, quindi era proprio un pappamolle, però insomma mi ha fatto venire un colpo abbastanza. Qui c'è un altro quadro, tra l'altro, che appunto raffigura la mansion, la casa. Lo analizziamo, vediamo un po'. Forse siamo un po' troppo lontani per analizzare questo quadro, lo analizzeremmo meglio
Questo sarebbe un buon posto per nascondere il risparmio e non voleva analizzare il vaso, voleva analizzare il quadro. Questo sarebbe un... Vabbè, non mi frega un cazzo, Luigi. Grazie per l'aiuto, sì. Vai, vai, ritorna indietro. Attenzione qui. Venite qui, vai, non rompete le balle, per favore. E qui una bella valangata di soldi, come sempre. Sono anche dei topolini, per fortuna. Sono... Ah, non sono innocui, ragazzi, stavo dicendo sono innocui, ma col cazzo, guardate lì, ti seguono pure. Sono bastardi, altro che innocui. Ma sti stronzi. E qui, come vedete, oltre ad esserci un po' di porte fake, perché non è possibile che tutte queste porte siano vere, tipo questa è fake sicuro, o questa, c'è un'altra porta piena di rovi. Però, insomma, basta perdere tempo, ragazzi. Mi piace tanto Luigi che gli ballonzola il naso mentre cammina. Questa è una cosa veramente sensazionale per quanto mi riguarda. Ma andiamo immediatamente... Qui, ma t'ho già, tutto già preso, ma che vuoi a me? Su, vieni qui. Madonna, ragazzi. Vabbè, non ci curiamo di questo fantasma, tanto l'abbiamo già catturato in realtà. Scendiamo nello scantinato, quindi cambiamo piano. E andiamo giù in questo scantinato, piano sottoterra, sotterraneo, sarà insomma PS. Guardiamo un po' il Game Boy Horror e si può andare, ragazzi, qua in questa stanza. Proviamoci. Qua c'è una, tipo una barella. Attenzione perché ci sono dei fantasmi. Occhio, eh. Mi sa che bisogna fare la stessa cosa. Attenzione. Madonna, sti topolini di merda, ragazzi, mi danno un fastidio che non vi immaginate nemmeno. Proviamo a scuotere un po' questi barili, ma niente. E allora si prova a accendere la luce, così, semplicemente. Andiamo, tac, su, che ci vuole accendere la luce? Forza! Mi sa che Luigi non è molto pratico con le leve, nonostante ce ne sia una grossa, ragazzi, come poche. Ma non è molto pratico Luigino, purtroppo. Che si può fare allora? Bisogna... Proviamo a rientrare, vediamo un po' se ricompare il fantasma. Qui ricompare tra l'altro questo corbano interruttore. Ok. Qui ci sono ste botti che mi puzzano un pochino, sinceramente, ragazzi. Più che altro perché secondo me sono apribili. No, invece no. Madonna, ragazzi, allora. Qui assolutamente non si aspira l'interruttore. E allora proviamo ad analizzarlo, magari un po' più da lontano, Luigino, però, Ma figlio mio, su. Niente, non analizza una sega, vaffanculo. Niente di particolarmente interessante, qui mi dice. Spero sia stabile e resistente, anche se non sembra. Questo potrebbe tornare utile in caso di incendio. E quindi qui sono delle botti piene di vino, secondo Luigi, tornano utili in caso di incendio. Ovviamente un ragionamento che solo Luigi poteva fare. Ok, allora io non so che cazzo fare sinceramente in questo episodio, perché non riesco a far nulla, non so dove andare letteralmente. Qui Game Boy Horror, sì, ho capito Game Boy Horror, ma si può andare da punte parti. Io andiamo su, qui c'era un interruttore, ma si potrà aprire questo interruttore di merda? Andiamo. Qui ci sono topi, si è capito che siete voi topi. Tornerai indietro in cerca di strade alternative, di porte alternative, perché non si può fare veramente un cazzo qui. Quindi lasciamo perdere per ora il sotterraneo, ritorniamo qui nel piano terra. Qui sì, ci sono un po' di porte ancora non sbloccate sicuramente. No, in realtà ce n'è una lì. Ma che cazzo guardo? Ce n'era una lì. Non l'avevo visto. Una bomba mi ha tirato questo. Mi sembra un po' esagerato, insomma, eh. Ora che mi tiri una bomba letteralmente mi pare un po' esagerato. Però manco ti illumino. Ma vaffanculo, vai. Occhio qui a queste bestie. Ed entriamo allora in questa porta qui, che è l'unica che sembra essere disponibile per ora. Attenzione qui nel bagno, perché... che mi ha fatto? Vieni qui, madonna, ragazzi, non ti prova mai più a toccarmi. Vieni qui subito, anche te. Madonna, ragazzi, che se no ti vergo. Oh. Che succede, Luigi? Ditemi, dimmi. Ah, pare che ti sia cacciato un bel problema.
Forse devi fare più esercizio. Ci sono dei fantasmi che cercheranno di afferrarti e trattenerti. Quando ciò accade, sposta il controstick avanti e indietro per scollarteli di dosso. È l'antica lotta per la sopravvivenza, ragazzi. Non prendertela, Luigi. Lo so che non sei capace un cazzo, però, insomma, più o meno, a volte devi anche te cercare di sopravvivere in questo mondo tenebroso. Presa un'altra chiave, vediamo un po' dove ci conduce, tanto ce lo dice subito, e ci conduce, ragazzi, qui siamo in bagno, tra l'altro ci conduce qui a destra, in una stanza di destra. Perfetto, ne sono molto contento di tutto ciò, ci facciamo anche un bel bagno, perché no, sinceramente, o proviamo magari qui anche a risucchiare dell'acqua, o sanare una ricca sega, proviamo qui, qui c'è un cuore sempre che ci può tornare chiaramente molto utile. Qui non vedo soldi né nulla, quindi insomma andiamo in quell'altra stanza. Se no poi ci smette una vita per fare un video. Ok, allora, ritorniamo indietro, attenzione a queste bestie. Devi morire, secondo me. Attenzione, attenzione, c'è Gianni. Ma questi sono fantasmi di merda che non ti fanno niente, cioè non ti fanno niente, ti fanno e come. C'hanno zero vite, sono delle merde totali. Ora ragazzi, per questione di principio volevo ammazzare questo coglione. Oh, vieni qui, mi spacca la minchia. Dio buono ragazzi, oh che palle, se no. Veramente ingiocabile se no. Si apre anche quest'altra porta, vediamo un pochino dove ci conduce. Sì, era questa quella giusta e ci ha condotti nella sala da ballo dove subito vediamo i fantasmini dei tipi timidi. Mamma mia, ma fantastici. Occhio qui perché non sembrano essere... ti ho rubato la maschera, ora sono cazzi vostri. Cazzi vostri, ma... Però si respawnano sinceramente, quindi bisogna stare molto attenti anche a queste maschere. Bisogna fare una... bisogna adottare una strategia molto più interessante di questa. Sono bastardi, tolgono anche un sacco di vita sti stronzi. Dai, datemi le vostre mascherine. Sì. Ora, tac. E uno l'abbiamo preso. Ovvia, e uno preso. Perfetto. Credo. Vieni qui. Ormai, ragazzi... ha capito un po' come funziona a trattare questi fantasmi. Datemi le maschere, stavolta voglio provare a prenderli. Aia, peccato, ho fatto una minchiata io. Ok, datemi le maschere. Tac, accendo la luce. Ma che cazzo faccio, porca. Andiamo su. Niente, sto facendo delle minchiate allucinanti, raga. Proviamo con questi. Accendiamo e prendiamo. Raga, non mi riesce più. Si è capito un po' come funziona questi fantasmi. Tanto è sempre così, quando dico una cosa. Niente. Madonna troia. Mi sto incazzando ora, bimbi. Mi sto incazzando molto, molto, molto. Raga, l'ho appena detto che stavo diventando decente a ciuffare fantasmi. L'ho appena detto, ma veramente mi volete far fare sta figura di merda? Andiamo, pigliate! Ma guarda Luigi, quanto sei incompetente, veramente. Sei un coglione, Luigi, ma chi t'ha creato? Andiamo, piglia sto... Madonna. Ragazzi, ora... Ma, vabbè, niente, poi io mi sono rotto il cazzo. Oh, ce l'ho fatta. Ok, e uno preso, perfetto. Cioè, uno preso, avevo preso anche di più di uno in realtà, però... Mo non mi riesce più. Allora, ragazzi, c'è un piccolo problema, secondo me. Non mi funziona più il grilletto del controller. Azzo, questo è un vero problema. Questo è un vero problema, bimbi. Vieni qui. Oh, e l'ho preso. L'ho preso un altro. Ne mancano pochi, ne mancano pochi. Forse solo lui? Forse no. Lui e quello rosa. Prima che gli abbiamo
aspirato gli amici, quindi adesso sono molto molto più potenti. Oh, vieni qui. No, dai, 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 che ce la fai a prenderlo. Oh. Ok, ne manca uno. Sto anche morendo, quindi bisogna stare attenti. Dai, ma Dio buono, gli avevo puntato la luce direttamente in faccia. Ora. Ok, ok, dai, vieni qui, fatti prendere che sei l'ultimo, perché mi avete veramente rotto il cazzo, tipi di medico con la maschera, veramente mi avete rotto i coglioni, però ci sono una coppia, c'era una coppia ovviamente alla sala da ballo, come non poteva esserci una coppia di ballerini provetti qui, pronti per ballare insieme a noi tutti ragazzi, e sono pure invisibili, quindi insomma questo veramente è di grande conforto per me. Proviamo a utilizzare il Game Boy Horror. Ah no, no, non lo utilizziamo più perché possiamo catturarlo uno. Vieni qui da me, balla con me un pochino. Non la lascia la perde quella che è solamente una... Con rispetto ovviamente parlando per tutti, perché se no insomma poi... Che è successo? Siamo un po' siamo un po' rimpiccioliti, ma poi siamo diventati grandi di nuovo. Non ho capito bene questa cosa. Cosa è successo, sinceramente. Qui penso che niente, bisogna solo aspettare un pochino, vedete, e poi dopo compariranno loro in un momento di amore profondo. Forse, eh? Non so sicuro di questo. Proviamo ad aspirare random. Ecco che stanno arrivando, forse. Eccoli. Proviamo a spengere con B, tra l'altro spengo anche la torcia, il che potrebbe essere... d'aiuto per catturarli? No, non credo in realtà. Allora, prima erano comparsi, era comparso così facilmente, adesso mi deve per forza rompere l'anima così, eh. Non so perché, sinceramente. Eccolo! Sì, forse bisogna andare su queste piattaforme girevoli per farlo comparire meglio. Ci sta, ci sta, ci sta. Vieni qui, dai, 0 bit, perfetto. Catturati tutti e due, in realtà ero un unico cuore, tipo, no? Come Paolo e Francesca, un po' una situazione veramente dantesca questa. Perfetto, apriamo il forziere senza dire troppe cazzate, senza paragonare Luigi's Mansion a Dante, perché sennò veramente qui quelli della Treccani mi fanno un culo così. Ed eccoci qui, che abbiamo sbloccato la chiave direttamente qui nella porta della sala da ballo, quindi questa qua, perfetto. Vado a fare un salvataggino rapido però prima. Qui speriamo che per salvare, madonna, dove dovevo andare non mi ricordo più. Non mi ricordo più, sì, di qua, di qua, di qua, di qua, non è difficile. Ok, salviamo un secondo, vai. Perfect, il gioco è stato salvato, mi dice lui, ma io non mi ha scritto niente, perché... Okay?